San Basilide è il protettore della polizia penitenziaria. Era un soldato romano che si convertì al cristianesimo proprio accompagnando i cristiani condannati. E quindi divenne cristiano anche lui e sapeva accompagnare questi cristiani ristretti in carcere, dando la sua testimonianza di vero cristiano. Sottolineo questo aspetto appunto perché sembra un santo dei primi secoli, sì, lo era, però la sua testimonianza è quanto mai valida anche oggi e perciò viene proposta la polizia penitenziaria perché sappiano accompagnare quelle persone che hanno sbagliato, perché possono recuperare e quindi poi restituirle alla vita sociale. Quindi un messaggio quanto mai attuale. Ecco, lei quotidianamente entra in questa struttura Sì, io carceraria. tutti i giorni faccio la mia visita qui al carcere, ogni mattina vengo qua, la domenica vengo per la celebrazione della messa e un po' sto a disposizione di tutta la popolazione penitenziaria per tutte quelle necessità anche minime che serve un po' di tutto, insomma. Il cappellano è un po' punto di riferimento sia per la popolazione carceraria, sia per quando vi lavorano, ma soprattutto per le famiglie tante volte lontane che tramite il cappellano appunto possono avere notizie dei loro parenti ristretti qui in istituto. Beh, diciamo che ci sono tante attività all'interno di questa struttura carceraria proprio per cercare di rendere quanto più facile possibile, se possibile, questo percorso dei detenuti all'interno del carcere. Appunto, non si fa altro che attuare quella che è la Costituzione, che tende appunto al recupero di chi ha sbagliato. E si recupera il detenuto appunto impegnandolo in attività, eccetera, eccetera. E se lo facciamo stare chiusi in cella, non ci risolviamo niente, insomma. Lo restituiamo poi alla società peggio di prima, ecco. Invece una serie di attività che vengono promosse effettivamente aiutano questa revisione di vita e questo recupero di questi nostri amici, che purtroppo li chiamo amici perché per me sono amici ovviamente, ci hanno sbagliato, devono anche pagare quello giusto, però devono anche avere la possibilità di redimersi, insomma. Ecco, alla fine della loro presenza all'interno del carcere, hanno un paura, timore poi di rientrare in quella che è la realtà quotidiana. Ma tutto sta a vedere il rapporto che hanno con le loro famiglie di origine, perché quando c'è una famiglia che li accompagna ed è pronta ad accoglierli, eccetera, tutto diventa più facile. Il problema è in alcuni casi in cui le famiglie non ci sono e quindi chiaramente uscendo di qua non sanno quale strada prendere. E questo è un po' il dramma di alcuni, insomma, ecco, soprattutto poi gli extracomunitari che tante volte sono soli e quindi non hanno punti di riferimento all'uscita del carcere. E su questo aspetto è che bisogna un pochettino un po' impegnarci tutti quanti. Come volontariato ci sono dei centri di accoglienza proprio per assistere chi esce dal carcere nei primi tempi, però ci vorrebbe un impegno di più da parte di tutte le Questo è il istituzioni. suo invito, Pietro. Eh sì, è un invito, un appello, perché tante volte è dramma di chi esce e non sa dove andare.